Nasce per ultimo, però nasce con buone condizioni per chi la sostiene e per chi è interessato a dialogare con la Lucana Film Commission, che si è presentata qui a Lido in un convegno con un titolo che ha attirato molti addetti ai lavori. Bando alla crisi, perché c'è un bando in Basilicata già aperto che rimarrà per molto tempo a disposizione di chi vuole partecipare, per poter finanziare produzioni adeguate al momento che si attraversa. Un'iniziativa che ha attirato l'interesse dei cinema che già ha annunciato una produzione, ma anche dell'ANICA, di numerosi operatori, esercenti, soprattutto del circuito del SE. C'è molto da lavorare, ci stiamo attrezzando per fare bene, ma non solo nella produzione, anche tutelando le sale cinematografiche. Salvare le sale cinematografiche significa arrestare lo spopolamento, ma anche sperimentare il nuovo corso del digitale, delle antenne e anche gli archivi. In Basilicata c'è la Cineteca Lucana, è un patrimonio dell'umanità quasi come i Sassi di Matera. Ha degli archivi straordinari, può diventare un museo, ma non di tipo novecentesco, ma che possa permettere ricerca e innovazione. In Basilicata c'è grande sostegno a quest'opera, ora arriva anche quello del cinema italiano, siamo molto contenti. Venite in Basilicata a trovarci, siamo disponibili a dialogare con il mondo intero.